Grazie di essere qui con noi. Abbiamo pensato che fosse opportuno aggiungere due parole su questa rubrica invernale, intitolata Ciò che scaturisce dalla luce vuole salvare. Se là, il luogo dove si ara e c'è vendemmia, non vi fa girare la testa, provate a dire quale sia la cosa principale che vuol durare e si vuole o disvuole dell'arte stringendo anima e corpo. Voci del nostro tempo che sussultano, come Milo De Angelis, Giampiero Neri, Marco Vannini e altri, destinate a riunirsi nella legge della convertibilità corale. Se ascoltiamo attentamente, ci accorgeremo del tessuto di valori e di ricerca dell'umano e di quello che alla nostra esistenza è mancato. In ogni voce c'è il sangue umano che è salino, un giro d'orizzonte e dirupi da cui emergono grida. Cosa ha significato una vita? Poeti che sentono la fiamma in gola, come recita Federico García Lorca. Voglio piangere perché ne ho voglia, come piangono i bambini dell'ultimo banco, perché io non sono né un uomo, né un poeta, né una foglia, ma un polso ferito che tocca le cose dall'altro lato. Voglio piangere dicendo il mio nome, Rosa, bambino e abete sulla riva di questo lago, per dire la mia verità d'uomo di sangue, uccidendo in me la beffa e la suggestione della parola. Le immagini dei pensatori si avvicinano e si accomiatano, dove la parola si fa inquieta e convulsa. Vedono lontano il futuro di ogni letteratura, quando diventa passione, impegno. Claudio Magris ci ricorda che il verbo scrivere, nel suo apice ascetico, coinvolgendo il tutto, può implicare un rischio di inumanità e nel contempo far scintillare come nessun altro il senso profondo del nostro giorno. E il nostro giorno autentico non si misura sul passo minimo delle lancette. Rilchianamente, vi ricordo che potete scrivere a digita chiocciolalaterzavia.org per un commento o una domanda specifica. Fai di questo sogno l'ora presente. Grazie a tutti, buona visione.